Come può un business coach aiutarti a guadagnare di più? Il come lo vediamo in questo video. Prima di tutto un paio di precisazioni. Il business coach è un mental coach specializzato nel ramo business. E se è un buon mental coach nel ramo business sarà ulteriormente specializzato in quanto il business è quasi infinito. Perciò, che cos'è un mental coach? È un acceleratore di risultati, quindi ti aiuta a raggiungere prima i tuoi traguardi, i tuoi obiettivi. Quindi effettivamente come può aiutarti a guadagnare? Aiutandoti ad accelerare il percorso, quindi non è che effettivamente ti dice tieni, prendi e guadagna. No. Vediamo quindi come un business coach può aiutarti effettivamente a guadagnare. Primo modo. Il risparmio, ovvero ti può aiutare a settare il tuo mindset in modo che tu possa imparare a risparmiare al meglio. Infatti, risparmiare non è semplice e molto spesso non veniamo educati a farlo al meglio, perché nelle scuole non ce lo insegna nessuno. Quindi alcune strategie importanti, come il budgeting, ma tante altre di cui parlo nel canale, anzi dai, ti allego qui la playlist in cui parlo di risparmio, possono aiutarci veramente tanto tanto per appunto fare più soldi, perché più risparmi, più puoi investire e più puoi fare soldi. Secondo grande modo, crearsi un mindset vincente, quindi iniziare a pensare in maniera produttiva, imparare a fare i vari passi per crearsi degli obiettivi, per raggiungere pian piano i propri traguardi. Per pensare e parlare in maniera più produttiva, quindi tutto un lavoro di crescita personale che può essere veramente importante per crearsi un vero e proprio mindset. Soltanto in questo modo effettivamente possiamo arrivare a guadagnare di più. Terzo metodo, quello dell'investire. Beh, qua è importante. Il business coach non è un consulente finanziario. Quindi non ti dirà prendi i tuoi soldi e magari investili qua, investi qua. No. Alcuni business coach ti possono aiutare a darti delle strategie per poter investire. Magari io conosco bene il trading, quindi potrei passare alla competenza del trading in un tempo sufficientemente lungo o attraverso dei corsi. Oppure ti posso semplicemente indirizzare in base al tuo mindset secondo quali sono le, possiamo dire, le strategie di investimento più adatte a te. Se ad esempio vuoi investimenti sicuri, se vuoi investimenti invece più rischiosi, nel senso che sei più disposto a rischiare, oppure se ad esempio vuoi fare o trading o crearti delle rendite immobiliari. Quindi dipende da tanti fattori, però un mental coach ti può aiutare a capirlo. Adesso andiamo a vedere con le strategie pratiche. Come effettivamente possiamo capire quindi se questo mental coach per noi è utile, effettivamente ci fa risparmiare. Andiamo alle strategie pratiche. Prima strategia pratica e anche l'unica. Calcola il ROI se è possibile. Che cos'è il ROI? Il ROI è Return of Investment, quindi significa che se tu, nel nostro caso, investi X euro, ti aspetti un ritorno di X più un qualcosa di euro. Facciamo un esempio sul mercato finanziario. Se tu investi 1000 euro, ti aspetti che ti ritornino i tuoi 1000 euro più una piccola percentuale di guadagno. Quindi il business coach, soprattutto se ti fa raggiungere degli obiettivi monetari, puoi andare a fare questo lavoro con il ROI, quindi dire ok, il business coach mi costa un percorso 1200 dollari, euro. E dopo 6 mesi, quanto mi torna effettivamente questo investimento? O dopo un anno, o dopo 3 anni? Perché tendenzialmente il business coach ti dà un grandissimo ritorno nel lungo termine. Ma non nel breve, perché creandoti un mindset vincente, imparando ad investire, imparando a risparmiare, nei primi tempi effettivamente non vedi un risultato, ma lo puoi vedere nel lungo. Disclaimer fondamentale: il business coach non è responsabile della tua crescita. Lui ti dà le strategie giuste,
che se sono funzionate per 9 persone, significa 9 persone su 10, significa probabilmente che sono delle buone strategie. Se tu paghi il business coach e poi non lavori per migliorare te stesso, ovvero non fai i suoi esercizi, non segui le sue strategie, non puoi dire che è stato un cattivo investimento, perché l'unico idiota qua sei tu. Quindi era un piccolo disclaimer per far capire che un business coach è un acceleratore di risultati. Quindi accelera il tuo processo, ma se tu non ti muovi, non può fare miracoli. Quindi effettivamente sei tu a decidere in che modo andrà la tua crescita. Anche qui è importante aggiungere, scegli un business coach che sia valido. Come scegliere un buon business coach ne ho parlati in altri video, penso che te l'allegherò. E comunque cerca la playlist Business Coach sul mio canale e avrai tutte le risposte. Detto questo, il video finisce qui. Metti mi piace e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e commenta se hai qualcosa da chiedere. Inoltre ti ricordo il canale Telegram dove puoi trovare tutte le migliori strategie pratiche che spiego nei video in semplici e comodi PDF, in modo da poterli utilizzare quando preferisci. Ti ricordo inoltre, se vuoi prenotare una coaching con me, compila il form qui in basso, inserendo nome, cognome, email, numero di telefono e una breve descrizione del motivo per cui mi stai contattando, in modo da capire se posso esserti utile o meno. La chiamata è gratuita e serve solo a capire se effettivamente possiamo fare un lavoro di crescita insieme. Oggi vi voglio lasciare con un aforisma di Warren Buffett. Il migliore investimento che puoi fare è su te stesso.